Ma tu da se broccoli! Ogni giorno broccoli, lo fai tu stai morendo! Chi broccoli? Un malare voi che sono sempre assettato, questi broccoli che mi fa mangiare ogni giorno! Lasciamo perdere che... Ti devo dare una notizia importante, la moglie! A me? Io e tu, tu ed io, tutte e due, dobbiamo andare a fare una gita importante in Grecia! Tutto pagato! Tutto pagato! Ma lo capisci? Ma quando ne parli ne capita ciò! Pagato io e tu in Grecia! Ma abbiamo una missione importante da compiere. Ma tipo 007? Zitto, dal tipo 007. Mi hanno chiamato dal parco archeologico di Selenunte, che c'era un tizio che mi voleva parlare. Ma si coglio dal cielo fuso della vecchia e mi sento chiamare. Sergio! Oh! Sergio! Sergio! Chiami Ciro! Ed era un uomo di 3 metri alto, con una tunica bianca e in testa una corona di alloro. Mira Monica, che spirito! Ma pare a siave! E a cominci a cucire! Io che sono abituato a cucire, che curro sempre con la bicicletta alla pelle, curria, sì, mi sono cadino a pensare alla pelle. Ma che dici? Io cucire il grace, io cucire il grace, poi mi passava per la veloce, sbrigati! Dici, quando passa a me, arrivato dopo la chiara di Santa Ninfa, mi fermo con i puti a giù, le giocolare ne sciutere fuori e mi dici: io sono Pammilo! E qua? E io? Chiasi! Pammilo! Ci dicia io, e più mi dissi Pammilo, il fondatore di Selenunte, colonia della Magna Grecia. Ma così, negami la colonia della Sicilia, vedo che la chiudere, e buria, giuculiare con seale, la colonia mi vuole portare la Sicilia. Ma tu ci sta la scuola, eh? Ma la studiasti la guerra di Troia che ha scritto Omero? La studiaste? Non conosceva la scuola, la studiaste. Dimmilo, come fu, che successe? Ma forse ora che mi ricordo che ha passato con maestro alla scuola. Ma ne c'è più, io pure. Ma che c'era una che si chiamava Elena? Brava, ha studiato Elena, si chiamava Elena. E che ci fece con la sua marito? Benissimo, come tutti d'altronde. E vedi che non la ricordo. Tutti ci fanno le corna romane e ci faceva le corna con uno che si chiamava Pasquale. Marcello, mi ricordo. No. E allora non mi ricordo come si chiama. Non era né chiedo né chiedo. Si chiamava Paride. Paride! E c'è questa guerra in corso e noi due siamo stati chiamati da Pammilo come ambasciatori di pace, pensa te, ambasciatori di pace, per andare a risolvere questa annosa questione in Grecia. Niagi, nominati da Pammilo, ambasciatore di pace, ambasciatore di pace. Veniamo già in Grecia, io e tu. Tu parli con Elena, che sei femmina. Io parlo con padre, tu insomma, portiamo la 70. Spirugliati. Ma che forte, chi? Se uno arriva alla balla di uno che non c'è nulla, e chi da piglia mi dice, ma per conto fa le cazzo? Dice, no, ma non c'è nulla, ma che? Tu state tranquilla. State tranquilla che suo marito me ne la un aspetta. Eppure suo frate Agamennone ne aspetta, eppure Priamo, perché sanno che Pammilo è uomo di pace e che lui personalmente aveva cacciato come schiena granulino e personalmente non può venire e manda Neace come ambasciatore per risolvere questa guerra. Perciò ti dico la moglie, sperugliati, perché noi dobbiamo andare in Grecia e nella costa della Turchia, nella Magna Grecia. Magna! E allora si mangia buono, io. La testa la vesem panna panna. Dobbiamo andare lì, insomma, dove ti ho detto io, perché dobbiamo risolvere questa questione. Spirugliate, perché partiamo di Porto Palo. C'è la nave che ne aspetta, la sente? La senti? Andate, scusate, gente, ci vediamo dopo. Noi partiamo, ci vediamo in Grecia. Dopo, a dopo. Menina eidethea, peleia deo Achilleos, ulomenen nemyria chaios alge etheke, pollas diftsimus, psychasai diproi apsen, eroon, atreides te anaxandrono, kai dios Achilleos. Canta, mio diva, del
Pelide Achille, lira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. Molte anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi e di cani e d'augelli orrido pasto lor salme abbandonò. In collaborazione con la 20th Century Fox e la Mica Agis presentano La guerra di Troia, riveduta e corretta dalla critica cinematografica, che ha stabilito che la guerra di Troia si chiamò così non tanto per il luogo dove si svolse, cioè Troia, ma soprattutto a causa di una donna che si comportò veramente da troiana. E mi riferisco ad Elena la Greca, che innamoratasi del troiano Paride provocò l'ira del greco Menelao, suo marito, scatenando quel putiferio di eventi che la storia ci ha tramandato. Oggi, signore e signori, saprete dopo 3 millenni la verità. Ci saranno sempre i combattimenti, ma non preoccupatevi, i soldati sono stati ammansiti dal pacifico Omero, epico, cieco cantore delle gesta degli antichi eroi greci e troiani. Qui, signore e signori, vogliamo comunque raccontarvi una storia diversa, perché due noti ambasciatori di pace inviati da Pambilo sono arrivati dalla lontana Selinunte colonizzata dai greci. Questi tenteranno sotto le mura dell'antica Troia in Turchia di far cessare quello che la storia ci ha tramandato e di cui noi abbiamo avuto contezza nei libri di storia. Ma facciamo un salto indietro, all'anno 1220 avanti Cristo. I greci si apprestavano ad entrare in Troia con lo stratagemma del cavallo, il famoso inganno di Ulisse. Oggi, signore e signori, tenteremo di forzare gli eventi narrati nell'Iliade con il rispetto di Omero, perché vogliamo scrivere una storia diversa, sempre se Padre Zeus e gli dèi lo vorranno. Ecco a voi, signori e signori, la guerra di Troia! Ma come se? E diceste che mi portava a fare un bel viaggio? Dalla Grecia, te lo scordi? Ma come se? Ma caevi io lo deserto. Meno male che mi portava la cartina geografica perché conoscendo la chissà saggio come fa a perdere che è stelleggiato quando va figlio la cartina. Le pezze, ci sono le pezze. Che bello. Venga, la cartina geografica. Venga, vediamo da dove partiamo. Di dove parte? Dove parte? A così la mattina la cartina. A così, so qual capito. La Tiscia e la Runera. Cacca! Partiamo dalla Tiscia. Sì, sì. Oh, e chissà da Fiscia, Muniaccio. Arriviamo qua dalla Creta, là c'è scritto. C'è scritto, chi sta Creta? Ah, Creta. Fa la cretina. Ca, come si chiama? Chi sta Grecia? Grecia. E quindi ne facciamo di cante la Grecia. E le gioie dove sono? Le gioiane. Le gioiane sono tutte chi? Su vedi che vicino a tutti i paesi, se è in passaggio, no? Chi sono tutte le gioiane? E noi ci siamo qua. Allora siamo giuste. Siamo giuste, arriviamo precise. Ah, arriviamo precise. Idea lo posto, idea. Pensi che sono belli. Sono emozionato, sono in Grecia come ambasciatore di pace. Sì, vabbè, però io mio, né ristorante, né alberghi, né cristiane, né BB. Sotto? BB. Chi è? Ci pardò. Voglio dire B&B. Ma vedi che disse io? Ogni volta questo visto che mi va a correggere sempre. Bibi, le mostre donne si mangia assai. Si paga picche se ci dorme pure. Come si chiamano? Si chiamano B&B. Ma tu lo capisci che noi siamo ambasciatori di pace, mannati di Pammero, amico di Lusinnaco di Atene. Ma come si chiama? Lombardinos? Lombardinos si verrà fra 3 millenni a dominare le coste di Laciana di Santa Ninfa.
un tiranno santanifese che metterà tasse a tutta la popolazione. Che non c'è. Ti stavo dicendo che siamo qua perché c'è un problema serio. In poche parole, Elena, di origine achea. Ikea, l'Ikea, finalmente lo capivo a qua appartiene Ikea. Ma tu come lo dicevi prima? L'Ikea, chiede delle mobile. Lui se ne va a casa, può arrivare alla casa del monte, lo smonte, perde la vita, piglia lo faccia vita, cecchio, poi perde la vita, piglia lo faccia vita, poi piglia lo faccia vita, e poi che succede? Su vecchia sempre un pezzo. E sto parente di te? Cosa hai detto? E ave che me lo spiega? A dire, chiede dell'Ikea, delle mobile, dello faccia vita, che ce volevi? L'avesse caputo subito. Zitto di scima di Don Fiorinto, zitto di. Capita, stare zitta. Elena, la greca, sposata con Menelao, se ne fu cupparte, figlio di Priamo, re di Troia. Ah, semplicissimo. Lo capivo, figlio della Priamo allora. Ora senti, tu solo la ranne. Alla scuola cista. Ma spiaste l'Iliade che ha scritto Omero, l'Iliade! E sogna acculturato la moglie, come posso dire? Ah, caccia aerea di guerra, e Zeus, Giunia! No, ce ne sta mentuando, lo Zeus di Castelvetrano che aveva quello chiorello, chi stava carendo giù. Di finesse la giorno l'ha tupparo, perché ha carendo tutto. Ma che fai mentuando, ma che mi vuoi fare fuggire di storia mia? La colonia, lo Zeus, l'albergo, chi ne deve che è? Ma che fa, la finisce? Troppo con l'ignorante che ci devo fare. La moglie ignorante l'ha perno, l'ha andacato. Zeus il divino, Zeus il divino che tutti temono! Pregano. Ma se tutti pregano la signoruzza e la madonnuzza, ma che fa? Finisci che ora va? Ma zittute, zittute, lo signoruzzo viene dopo, difatti che si dice dopo Cristo. Neanche che siamo prima di Cristo e dobbiamo incontrare anche Elena e Paride per capire perché Elena ci fece le corna a suo marito. Ma come Elena, chi te delizia, mi sono neanche. Ho una vita che ci devo, chissà se fa le corna a suo marito. Ogni mattina appena se ne va suo marito, chissà se mette una fuggia così e si mette lo sossetto e cuscio lì. E ave che ci dico, vedi che chissà se fa le corna a suo marito. E tu sembra dire non è bello, non è bello. Non vi viste che lo sta dicendo? Ci fa le corna a suo marito nella vita, chissà. Vedi che neanche che siamo invece, non siamo già all'ospedale, capisci? Un'Elena delizia, Elena della Grecia. Ma come? C'è nudo. Ma come c'è nudo? Ma lo sa che ti dico? Va all'agenzia viaggio e fate rimborsare se sono un biglietto per cambiare a New York. Ma che sta gita? Ma può essere che chi sta in zona rossa e che sto con se viene nudo? Rossa? Sì, sì, una c'è, una c'è. Scusi signorina, ma c'è qualcuno per poter ballare? La mia mi fa la venta passare di scuola, la venta passare. Sono Cassandra. Ah, Cassandra. Figlia di Priamo. E questa è la mia sacerdotessa, Catapranea. Io prevedo presente e futuro. Vedo nubi. Non ne so. Vedo. Zitta! Tu non vedi niente. L'unica che vedo sono io, fino a prova contraria. Ma no. Scusi, padrona. Allora faccio finta con mio niente. Certo. Vedi, senti chiacchio, tu stai che vedi tutte cose. Vedi se c'è qualcuno per poter passare a parlare di questa nostra missione di pace importante che siamo stati mandati da Pammelo. Vi aspettavo. Agnaccio. Vi avevo visto arrivare. Fuggi. Ma chissà me lo fuggi, ma perché tu l'avevi visto? Io non l'avevo visto a noi. Io non l'avevo visto. Ma sono solo fuggi. Chi è Cassandra? E Cassandra c'era scritto che era chi che prevedeva il presente, il passato e pure il futuro. E chi sta qua?
sta catapanea. Ah, lo capisco. Chi de cassate, chi de catapansima. Catapanea, non catapansima. Catapansima, si vede che è catapansima. Oh, padre Priamo, re di Troia, sono arrivati i forestieri. Vieni giù dalle mura, scendi giù. Benvenuti a Troia. Troia! 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 Ma che sapete, sa mia Troia? Quella, ti dobbiamo dire, eh? Chi mi manda per Zeus? Io sono Priamo, re di Ilio. E sono angosciato. Che disse lo cristiano? Che è scusciato? Angosciato. Angosciato! Perché mio figlio Paride ha rapito Elena la greca, sposa di Menelao, e ora i greci, accampati attorno alle mura, ci vogliono attaccare e bruciare la città per l'onda subita. Da anni si combatte. Siamo nel 1250 avanti Cristo, annata disgraziata. Quanti morti, anche a causa della malaria. Annata bisesta, beato qua resta, signor Priamo. Neanche modestamente siamo nel 2021. E sappi, signore, abbiamo avuto il Covid. E problemi, problemi, quanto problemi. Mi scusi, signor Priamo, ci... Re Priamo! Ah, scusi, signor Re Priamo, ci ricordo che anche noi abbiamo avuto la malaria a Selenuntum. E allora... I selenuntini chiamarono ad Agrigento un certo medico filosofo, Empedocle, che chiesto sa seguire le ace, e insomma con un pochettino di situazione e cose varie, fece passare la malaria, perché allora ci furono molti morti a Selenunti a causa dell'acqua inquinata del fiume Modione, di chi se la vivevano senza saperlo, le selenuntini, sape, signor Gepria. Ma che c'è un odio cristiano? Ma perché ora con è prunguinata? Sappi, neanche però ne vivemo l'acqua della bottiglia. Non so se lei la conosce, l'acqua della bottiglia. Chiede di plastica, però. Chiede di plastica. Avevo 100 anni che sento dire, per non dirci di più, altrimenti capirebbe quanta ne ho io. Che sento dire che c'è un depuratore che non funziona. Noi non chiamiamo il greco Empedocle. Ah no? Ci farebbe morire tutti noi troiani. So che mi manda Pammelo, che io stimo molto anche se è greco, il fondatore di Selenunte, uomo di pace e di grande bontà per mettere fine a questa guerra così sanguinosa. Giusto. Ma voi, come vi chiamate? Giusto. Dice lui cristiano, come ne chiamate? Come vi chiamate? Come li chiama? Come li chiama? Come ti chiama? Come ti chiami? Come vi chiamate? Ah, dice Neace? No. E come li chiamiamo, signor Gepiamo? Come li chiamiamo? Dunque, io mi chiamo Sergiopoulos. Ah. E questa è mia moglie, Mimmachis Monatellakis. Piacere. E che Zeus, il dio del cielo, del tuono, e di Era sua moglie, e di tutti gli dei dell'Olimpo siano con voi. Ma che ci mostra la moglie? Lo si spartene. Era è la moglie di Zeus. Ma scusa, signor Gepriamo, in che era? Non potevo chiamare Erina, va? Era più graziosa. In che era uno che può pensare? Ma certo, è una che pensa, che ci mostra la moglie. Era. Ebbene, cari ambasciatori di pace, tira aria di guerra. Non so se l'ira funesta degli dèi si abbatterà sugli Atridi e anche su di voi. Bravo Ciccio! Signore, San Giovanni San Battista, se vi sa mettere ai chiovi, l'ampeccio la mattina al rasso, che sta la casa di Santo Ignazio, Santo Ignazio e San Simone, che sta la casa del nostro Signore. Questa, giù, fornice. Mi scusi. Voglio fornice preciso. Ma lei chi è? Mi scusi. Mi scusi, ma lei chi è? Come mi sente rappresentato? Io sono Dicastes. Oh, meno male che la chiamiamo. Un galè
che di Castesso non la può dare qualche informazione. Di Castesso? Se di Castesso non la può dare. In greco, di Castesso significa giudice. Ah. E Zeus per ora non vuole concedere la pace ai greci e ai troiani. Tanti e troppi morti in questi 10 anni di battaglia. Anche noi in Italia abbiamo avuto tante morti, sape? Prima di venire qua che ci fa? Non è fece un tampone? Ne dice chi non sape e chi non vuole volare. Negativi, asintomatici e siamo qua. Con lo Green Pass pure. Sono io. Qualche posto dice sempre. Ma mi dicesse una cosa, signor Di Castesso, siccome oggi che lei è di cava, tipo, ave gettione che siamo in viaggio, e ha visto un pochettino di dica. Ah, perché questo non capisce dica. Un poco di appetito, manco. Fame! Mangiare, va! C'è qualche trattoria da queste parti per potersi mangiare un bello spaghetto. Se Zeus vorrà, sarete invitati al banchetto degli dèi! Zeus, ma io e mio marito preferiamo evitare l'assembramento che... Ma fate come? Io ho in testa, signore del Castesso. Ma di che è detto carbonato? Che ci vuole rovesciare? Scusi, signore del Castesso, ma chi sta che zona è? Rossa, giallo o arancione? Questa è zona pericolosa! Chi cerca? Questa è zona pericolosa! E tra non molto guerra per tutti. Omoios, polemos. Ma neanche la guerra la mia vita. Omoios, polemos. Lasciati che tempo d'arbonato, questo ci passa stasera da come da lui. Omoios, polemos. Omoios. Lascia sfuori, Omoios, polemos. Sta sfuori un po'. Ma che mosso, come mosso? Omoios, polemos. Polemos. Guerra per tutti. Polemos. Omoios. Adios! Signore di Castesso, signore di Castesso! Ma così di fondo? Ma non pensiamo di Castesso, non deve essere nessuna informazione, Vedo che tra poco ci sarà un feroce combattimento. La storia è già scritta. E voi, potete cambiarla. C'è stato un consiglio comunale a Troia con un ordine del giorno ben preciso. Reclutamento soldati imboscati al comune. E senta, signorina, ma che c'è lo reddito di cittadinanza? Ma che ci dice? Ma che ci dice? Reddito di cittadinanza? Che è il reddito di cittadinanza? Un reddito di pari, che siamo in America. Qua la disoccupazione è imperante. Qua? Gli schiavi si contentano di poche dracme per combattere, altrimenti muoiono di fame. Sfiancati da tanti anni di guerra, i signori della polis guardano il cielo di notte e contano le stelle. Sì. Una, due, tre, quattro, cinque stelle. Cinque stelle, che disgrazia! Che disgrazia! Che disgrazia! Me ne parlasse, signorina Cassandra, quando arrivano 5 stelle in Italia successe l'opera. Non me ne parli, guarda, lasciamo stare queste 5 stelle. E avanti, signora Cassandra. E senta, mi scusi, ma non è che io e lei l'hai vista alla televisione? E lei si chiama Lady Barbara, che ti ha cambiato tutte le cacciala d'oro che ci scendono dalle spalle. È una sfera di cristallo davanti. Lei è. Io sono Cassandra! Sì! Tanti secoli fa accettai la corte di Apollo nella speranza di ottenere da lui il potere della veggenza. Ma poi mi rifiutai. Ed egli, per vendetta, mi trasformò in una pazza delirante che fa presagi, ma nessuno mi crede! Mi scusi, signora Cassandra, non capisco che lei conosce tutti questi particolari. Mi vuole spiegare com'è sta storia, Ciapardi, Elena
e me ne lava. Afrodite. 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 Poi da lei. Da lei parte la tragedia. Da lei parte la tragedia. Zitta, da lei. Zitta. Elena perde la testa per quel bell'imbusto di Paride e fugge da casa con l'unica scusante di essere stata stregata da Afrodite, la quale a sua volta non si pose alcun problema nello scatenare un'ecatombe pur di tener fede a Paride in una concitata riunione tra gli dèi per avere lei la promessa da Paride del famoso pomo della discordia. Pomo, 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 pomo. Lanciato sul tavolo mentre si stava svolgendo il banchetto in onore del matrimonio tra Peleo e Tedi. Tedi, Tedi! Paride assegnò la mela d'oro alla dea Afrodite, che in cambio gli promise in dono Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Così Paride andò in missione diplomatica a Sparta e, come d'accordo con Afrodite, si innamorò di Elena, convincendola a seguirlo a Troia e portando con sé i tesori di Menelao. Ma io che sono la voglia sentire, perciò ci ha sopravvissuto il tesoro a Menelao. E si è cornuto e bastoniato. Un camasco sarà un Menelao, donnera, signora Cassano. Non c'era, non c'era, non c'era! Non c'era, non c'era! Anacheda! Ma perché si era recato da poco a Creta per il funerale del nonno paterno Catreo? Poi perse la nave del ritorno e arrestò a Creta come un cretino. Io ti licenzio se avrà ancora quella bocca! Ma no! Venisse, signora Cassandra, noi altri siamo ambasciatori di pace e noi siamo venuti qua come ambasciatori di mia moglie, mannate di Pammio, perché questa guerra deve finire per la pacificazione dei popoli. Cari ambasciatori di pace, con grande rammarico devo dirvi che la pace non si farà. No. No. La pace non si farà. Omoios polemos. Omoios polemos. Omoios polemos. Omoios polemos. Omoios polemos. Polemos. Addio lo seme, ma sempre le provenienti, le pensare che conta chi sta quando viene. Oh, Omoios polemos. Dica. Lo vedi quando una cerca le cose di questa borsa, non le trova mai. E se tu ti trovavi una cosa. Dica, telefona a Sanicotò. E dici che ne viene a piglia perché oggi voglio stare, che cambia pare che siamo mezzo le foglie. Telefona, c'è all'estero, all'estero. Ma che fa questa cosa? Vedi che cavo telefonino ancora non l'hanno inventato. Mettiti la gente dentro la borsa e ne potete fare a meno. Ma come ne l'hanno inventato? Come? Non ce n'è il telefonino qua, non ce n'è, non ce n'è! Avete bisogno? Acqua, telefono, alla moglie, alla moglie! No, c'è. Maestro? Eh? Maestro? Che sono arrivati i forestieri. Dove sono i forestieri? Proprio qui, innanzi a lei, maestro. Attenzione. Voi chi siete? I forestieri venuti dal Marsicolo? Sì, però Aracio con la mobilia. Un parliamo con le gioielle. Aracio, tutta questa conferenza, lei qua? Lei qua? Io sono Omero. Omero? Pidiamo! Se mi ha perso Pasquale, c'è tu prendi! Ma non sto ben appicciato! C'è assimiglia, vero? Pasquale, c'è tu prendi! C'è assimiglia! È giusto, è preciso! E ho scritto che questa guerra si deve fare! Altrimenti che fiume ci faccio? Fiume è nulla ci faccio! Dimmi una cosa, giusto dopo scrisse? Sì, maestro, guardi, a pagina 2, glielo faccio leggere se vuole. Ma so qui, guarda, se che sono proprio preciso a guardare, non ti sabonare, ma sono io. Tu mi dici se è scritto giusto, e basta. Giusto, maestro, così, abbiamo scritto così, mi ha fatto scrivere così. Perfetto, lei. Perfetto. Mm-hmm. E senti, ragazza,
Ma tu così, chi sei? A qua per te? Ah, come ti chiami? Ma dici a me? Sì, sì, a te. Io sono l'amanuenza del signor Romero. Lui detta e io scrivo. E l'accompagno pure. L'amanuenza. E l'amanuenza? Ci lo so. Chissà, c'è tutto l'accompagnamento, la pensione e l'accompagno. A tu vai, sono le ragazze. Ai figli, c'è pensione l'accompagnamento, che la brava picciotta. Ma accompagna solo, a volte viene e fa sto cavolo, però la brava picciotta. Ma sei visto? Solo che c'è tutta la pensione all'accompagnamento. Ma poi lo fa sterrofare pure. Ma c'è tuo faccio, c'è tutto. Sì, signor Romero, mi disse che niente. Siamo ambasciatori di pace mandati da Pammelo, il fondatore di Salinunte, colonia della Magna Grecia. E vi dissi, signor Romero, ora ce lo dico, ma veramente scherzo, vi dissi che questa guerra, anche se lei schissa così, questa guerra deve finire, signor Romero. Ma che dice? Non fate l'occhio che mi consumo, mi consumo. Maestro, se mi sentissi, ma lei oggi la gramigna se la piglia? No, la gramigna è fuori stile, la gramigna se la piglia, dai, non è fuori stile. No, è fuori stile. Si piglia sto spicchicetto d'aglia, maestro, avanti, che ci abbassa subito sta pressione, forse. Ma l'aglia, sì, dai. Guarda se si piglia sta aglia, perché con la pressionata, uno poi fa normale, ci può fare la pizza. Guarda se fa normale, che ora fuori uomo su, che posso addiventare. Come si vede, maestro? Avanti. Come va? Ed ora si dia inizio alla guerra e qualche pluro spara. Uscite fuori da questo teatro di guerra, altrimenti gli dèi vi colpiranno con le frecce avvelenate. Uscite fuori! Maria, senta, scappiamo! Si dia inizio alla guerra! Ed ecco a voi con la consueta casacca bianca gli Achei e poi i Troiani. Pronti? Via! Noi siamo gli Achei, temibili guerrieri che spugneranno Troia per l'onor, che spugneranno Troia. Tante lotte e Troia in mano nostra ancora.
Guerrieri tutti, state un po' attenti e arricchiditi, che parlerà il generale, il comandante di tutte le forze armate che per l'onore e la gloria combattono. Attenzione, attenzione, tra qualche minuto parlerà per voi Vostra Eccellenza Agamennone, comandante delle forze armate del Medio Oriente. Agamennone è forte, vincerà. Sono Agamennone l'Acheo, ho guidato i greci fin qua giù, sto aspettando in vano che finisca la tensione, da anni non troviamo soluzione. Sono il generale Agamennone, capo della forza degli Achei, e fremente aspetto che finisca la tensione, da 10 anni ancora noi ce li rompiamo, da 10 anni ancora noi ce li rompiamo, noi ce li rompiamo, sì, coglion. Commilitoni, soldati, camerati e sfascinati di tutta la guerra! È giunta l'ora della grande battaglia! Da 10 anni noi lottiamo senza esiti per la vittoria finale. Oggi noi sfereremo un attacco che resterà negli annali della storia! Un attacco più impetuoso e massiccio che prima! Bravo! Grazie, Menelao. I guerrieri nostri hanno bisogno di un incitamento con parole difficili e forti. Adesso glielo ripeto. Un attacco più impetuoso e massiccio che prima! Bravo, bravo! Grazie. Ora però zitto, te cretino, e fammi continuare. E non sono di crete, sono anche io. Va bene, vai, vai, vai. Ci facciamo una risata, bella grassa, anche oggi non si passa. Di Troia che non siete altro. Sferreremo un attacco più impetuoso e massiccio che prima! Grazie. A tua sorella. Thank you.
amavo! Perciò? Lui non ti amava? No! Perché dici no? Se lui mi avesse amata non si sarebbe comportato così nei miei confronti. Un tiranno! Non voleva che uscissi con le mie amiche anche solo per andare al Pantheon. Vergogna! Sempre chiusa a lavorare a mai e mai una domenica che mi portasse con lui. Io in casa e lui alla partita! Quale partita? Dell'Olympiakos? No! A carte! Mai una volta che mi abbia permesso di andare a giocare a bridge. Ma che hai in testa? Caro Menelao, sono finiti i tempi del marito padrone. Aggiornati! Ma in fondo io che cosa volevo? Un po' di amore, di comprensione. Cercavo quelle cose che tu non hai saputo darmi. Schifo. Ero stanca di te. Il mio cuore è stato trafitto da Baride. Solo il cuore è trafitto. O altro. Porco. Porco a mia. Gambetta di pepe. Porco. Sì. Rimpiango qualche momento con te. Vieni a vivere con noi. Ma che cosa sono queste cose? Il triangolo non lo devi mica considerare. E allora tu vuoi fare un corpo allo circo e un corpo allo timpagno? No, non lo permetterò. Non accetterò mai questa orrenda situazione. Ma sappi, cara Elena, che come ti ha trafitto Menelao, non ti trafiggerà mai nessuno. È convinto. Ma sei sicuro? Testone di mio... mio marito! Vieni qua, abbracciamoci. Non abbracciare il letto. Infatti, guarda, meglio che non parlo. Menelao! Siete pronti a tutto, eh? Corna! Corna mia, che ossession! Poderoso questo talabar, cui miei prodi dobbiamo pugnar, tregua noi non possiamo più dar, a sti figli di Troian, combattiamo la Thank you.
ha chiesto? Cosa fa là? Io, Giorgio Sarmanos. Ti piace? A te cosa fa la Paiana? Non hai capito. Ma così, di ricezione. Ma è mica tia, stia a pettinare, così ci porta. Così ci porta che ne siamo tranquilla la piscina. Ogni volta che mi dice che a parte c'è sempre un problema, ogni anno me ne comina una. Ora ne altre che siamo qua, ma trovare una soluzione. Giovanna. O Elena torna con suo marito, o divorziano, e basta. Ma vedi che qua ancora lo divorzio non esiste, lo devono inventare. Ma che stavano vanno a ammazzare, allora se vanno a ammazzare, che c'è uno di scopetta. Parliamo con la veggera, con chissà, con sa calandra. Cassandra, non calandra, Cassandra si chiama. La calandra. 100 voti. La calandra con la casa base, ma chi se la sa buttarla, che dice che sape tutto così, l'uccello, la terra, la china, co. Parliamo con Santa Ambasa. Caso ti ma chi sei? Mia. Ma tu non sei donna? No. Ma tu non sei la Grecia? Dora! Dora! Vedi la Dora! Ma è tutto, mi potevi immaginare che bella la Dora! Allora mi capo, ma che ci fa? Ma che ci fa? Ma guardavo! Tanto tempo che non ti vedevamo. Sì, sì, dai. Questa è la tua amica Mimakis Monakellakis. Ma che ci stai ridendo? Perché ridi? Dora. Rido perché l'avevo già previsto. Lo sai che io vedo tutto. Vero, lei è quella che vede e provvede tutto. State attenti a quello che pensate quando c'è lei. Ma tu che ci fa? Santa la Grecia! Mio marito si va incontro a Selinundo con Pammer. E che ci disse di venire qua? Che piacere a sé questo Pammer, la rovina di tutti. Alla facciazza di tutti, disgraziato mio marito! Facciazza tu come portaste qua! Ti dà? Lato! Ma che c'entra io? Che c'entra? No, bravo, Doru, a te sei! Ma era già tutto previsto! Già, io vedo! Io! Senti, Curuzza, vieni di là a fare e fammi parlare con la mia amica. Senti, avanti, che passa quando vedremo, dai. Vedi che calaci la squaglia, vedo di andare a trovare a chi sta a parte, a parlare con chi sto e vedremo se lo posso trovare. Ora ci faccio una domanda difficile a Cassandra. Senta, signora Cassandra, per andare dove devo andare? Donna pigliare. Per andare a trovare a Paride devi andare sempre dritto, la prima trazzera reggia, via dell'Olimpo e prosegui. E anche se figlio dell'Accurzo? No! È a senso unico e le guardie ti fanno la multa. Ah, sì? Anche allora io figlio dello senso unico e poi ne vedremo. Scusate, faccia accappare di questa cosa, ma sprogliare questa cosa. Ma così picchi contro senso le vigili ti fanno la multa, che pace? Facciamo la multa, padrona? Dopo. Come finisci? Vediamo se si un po' se ne sedeva nella setta mordia. Come finisci? Questa visse la mezza messa. Ah, sì. Come ti disse mio marito che ci va incontro a Cuppamolo? Dici, ma visto che tua moglie ha le mani d'oro che sape cusere e dacce la guerra e i soldati si scusano e si spertusano le donne che talia che rancor per ripertusa che si fanno talia no, ho visto chi San Pertuso talia. Ma come se lo fanno sto pertuso con le spade, pensi che combattono già se non escono e io questa bella pugliceda fina ci le posso vera bella muglia con chissà già se non escono e me ne escono. E dove dormi, che mi piace che siamo accampati. Cioè, ma vicino al mare è una capannuzza bella sistemata, me la sistemavo. Allo paese mi arriva un reddito di cittadinanza. Che dai? Quando trovaglio mi mettono le marche. Puro. Ma dimmi, mia, ma meglio di chissà la cosa, non me la via ben a trovare. Ma che ti arriva quello che chiude emergenza alla casa? No, qua è proibito! Perché siamo già nell'emergenza, essendo in guerra! Sta bene. Sonda,
Signorina Calandara, perché sicuramente signorina è un nome che vanno giù da testa. Non si può dire a fare una bella camminata per non ci dire che è la cosa, va? Le altre cose le deve andare a dire a suo marito, hai capito? Beh, a chi stava già pure? Bella, ma state bene, ma a suo marito! Fermate pure, calmate, uè! Ma vedi, che ci dice sta cosa? E che ci dicisti? Chi da te legge il cervello, tu non pensare a niente. Calmate, Senta, per cortesia, mi puoi dire a chiamare Elena che ci bisogna parlare, basta, che se ne va a essere che davanti al ma... Se lo faccio per Dora, che ne conosco le virtù. Meno male. Capito? Papà, lo faccio per lei. Senta, non mi dare noce però lei a me, allora me. Catapranè andiamo. Catapase, ma vattene insieme una cosa. Catapranè, ma che cosa fai? Alle solite siamo, stai guardando qualche merlo in mezzo al pubblico? Lo sai che io vedo tutto, lo sai. Andiamo, andiamo. Sì, Roberona, andiamo. Se ne sta muovendo. Che da fare una tortola, se ne sta chiena. Ma? Signero? Finalmente, signero, non lo so più. Le ha chita alla calandra e manca a santa base, ma che parla la tortola umana. Che mi pare una casa base, ma precisa. Ma tu andate che viene qua, che di cacca non mi scende. Non si va preso, si va preso, mi dice, cibi. Se va preso, se ne è. Se ne è, e speriamo con la viucchiune, a chi ne manca chi. Ma per cortesia. A congiù su noi, da settamani, facciamo le tue chiacchiere di vecchie amiche, va? A settamani. Madre mia. Ma cosa hai domandato di tuo marito? Non è tuo marito che facca? Mio marito. Ma guarda che è successo? Che me ne parlare. Ma che hanno stato disgrazia. Ma che dici? Oh, disgraziato. Sono senza gioia. Si rifugì con una giovane schiavetta gioiana. E allora se ne fui con chissà perché la giovane gioietta? No, era una giovane troiana. Io non lo vedi più. Non lo vedi più? No, perché stavo sola. Paese che vai, corna cacciove, c'è poco. No, era così. Che sta andando? Gioverai che schiavetto troiano tu, Ah, vuol dire Dio. Ah, chi lo sa, le cose della vita. Senti cacciove, ti voglio domandare a te perché sei un'amica mia di vecchia data, ma tu sta Elena la conosci, perché neanche sa, sei moccato, è un mio marito, perché dici che incontrava a Pamela e per fare finire sta guerra una volta e per sempre. Che va a finire la guerra? Andiamo! No. E io che sono occupato a fare, per bene incontrarti a tuo marito, sto rampiacino non ce la via. Ma se finisce la guerra comunque con le donne, che bene a fare, che comunque avanti. Ma la guerra va a finire. Ma senti, poi ci pensiamo a sto cucciacuso e ce ne vai a spurnuare le donne che per caso. Senti, dimmi che vuoi sapere. Fammi capire come sta Elena che l'ha messa a incontrare, com'è? Ma se te la dire tutta, era una brava ragazza, poi va incontro a sto parede e si perse, incomincia a dirci a suo marito che aveva bisogno di fare i massaggi, di andare in palestra, di fare la sauna. Lo capivi? Ma ti pare perché? Perché sapeva incontrare con l'arzo. Lo capivi? Diceva di dire, ci faceva i messaggi con il telefonino per incontrarsi con l'arzo. Sì, con il telefonino, perché qua che esiste, il telefonino ancora qua non esiste. Me l'avevi ascoltato, me l'aveva detto mio marito con il telefonino. E dimmi che altra cosa, dimmi che altra cosa. Tutto quello che vuoi sapere, ti dico. E invece suo marito come? Suo marito è grigliolino come Ida, però ne sente nudo, c'è nudo che ne sente. Aspetta che faccio la casa base, ma vedi, 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 perché c'ha la cosa rossa e c'è nudo. Un c'è manco Ida. A mia, chi so, mi pare antica e femminato. Vedela. Sì, lì che è femminato. Capì, ci piace una sale femmina, è femminato. Sì, femminato, ma quale femminato? Della banna. A così? All'altro lato, sa. Alla banna. Alla banna, così. Guarda che per caso che sto è lesionato. Così. Però anche se è lesionato è un bravissimo ragazzo, te l'assicuro che è bravo, bravo, bravo. Ma la picciotta non è che mi ha torto, certo, però io me la squadravo la crosta di te. Quando andura a cantare, si mi dirò io sogno, e faccio tutto fuori della mare. Ma un
uomo, un uomo fatto dall'amore canta. Chi uomo è? Chi uomo è? Un uomo. Ma anche se canta così è un bravo ragazzo sempre, sempre un bravo ragazzo, tu lo veramente. Certo, la pigiotta tortornava che può stare con lesionato di chi? Ma non lo so. La pigiotta è normale. Anche se ci succede lo squarcio d'inverno, ma uno, non so. Ma. Arriva, tuo marito. Respira, che è? Respira. Respira. Secondo me, chi sta mi ha detto l'indirizzo sbagliato? Avi che giro, lecca la merca, lo Pantheon, di qua, di là, tutta la Grecia mi ha fatto, tutta la gnura. A chi sta a pare, non lo conosce nulla. Una mi disse, ma non è che appartiene alla famiglia di Priamo. C'è di Priamo. Di Priamo ci segue, nella picciottella di Priamo. Qualche cosa me la ricordo. Ma era picciottella, ormai, che mi ha fare, che una moglie. Doro, dimmi. Chi c'è? Sta lì, come la metti te? No, ah, partire di vigno. No. Già, inizio. Doro, se no. Doro. Se lo ricordo ma quando mi cosevo il bottonere. Ecco come se me lo ricordo, quanto bottonere ci cosiva chi so. Ma poi per rompere sotto questi bottonere che ci faceva chi? Ma quanto bottonere? Ma cerco, io me ne vado. Cerca di lasciare a fare. Io sto a me ne lavo, pure a fare, pure a me ne lavo. Stai venendo. Ma, senti qua, Maria Reca. Questa è la signora Mimmachis Monachellachis e ti vuole conoscere. Ciao, piacere cara, con ora vi conoscete già, è vero, è vero. So che la mia presenza qui, soprattutto da lei, non è gradita, quindi vado. Puoi restare per mia calannara, ma poi se te ne vuoi andare, va, non è che so può fare fare. Vado. Vai, vado. Va. Andiamo. Ciao. Ma che cosa sta roba che sa fare? E Lucia, ciao. Ma tanto Gioia, mi capisci come parlo? Allora, io parlo due lingue. Io parlo l'italiano, mi capisci l'italiano, e poi parlo pure lo siciliano. Ma tu parli come a me? Che dici? Ma parliamo tutti la stessa lingua nella Ellade. Ma che è questa? Ellade che è? Ellade significa Grecia, è la stessa cosa. Ma mi mari tu, ma mi hai detto un Ellade. È semplice. Gioia mia, senti, io ti posso vedere zia, madre, come vuoi tu. Ma tu? Astumenelao non lo voglio. Non lo sento più. Che significa non lo sento? Che sei surda. Ma che c'entra? È un modo di dire. Mi ha fatto arrabbiare tanto con il suo comportamento da padre padrone. E poi, la sera, quando andavamo a letto, lui guardava il cielo dalla finestra e diceva: noi siamo tutti figli delle stelle. Anche Lanzorgente era un figlio delle stelle, ve lo ricordate? E poi? Gli ho voluto bene. L'ho amato all'inizio furiosamente e poi il nostro amore è diminuito a causa del suo carattere possessivo. Lui mi trascurava, però poi mi faceva seguire. Mi ha minacciato di morte e mi ha messo contro tutti gli dei dell'Olimpo. Ma io che sono la voglia sendere, minaccia di morte, stalking. È puro l'idea dell'Olimpo, che è l'Olimpo? Significa ella, è la stessa cosa. La stessa cosa, sempre la stessa cosa. Senti le nulla maggio. Mettici una beccia su, scordatilla, pare troppo picciotto, pittia. E mi dici andura d'ora che è puro femminaro. No, non ci credo. Torna con tuo marito Menelao, lascia perdere tutte cose. Che qui ci parla mio marito e accordiamo tutte cose belle precise. No, non sono convinta. Avanti, la zia lei. Chissà, vedremo se Zeus vorrà. Se Zeus vorrà. Vedremo. La più dura, io spero che la picciotta si convinci, però la picciotta è bella, non è che me la immaginava che era fosse bella la picciotta. Ma è la più dura, dura assai la più. Ma che?
Senti che mia mamma non ha bisogno di picchiare lo servizio. A casa hai un'altra 50 tonne che accusa di troppo servizio, che era ancora per ripetuta. E mi hai accusato di tutte queste tonne che entro stasera. Ne vedremo, ma tuo marito non vi fermate qua? Sì, ne avessimo fatto. E allora ne vedremo una signora, ne vedremo. Davvero, che piacere vero, grande, che mi fici. Anche a mia mi fici piacere vero, tanto a mia. Ma come sa a fare? Come sa a fare? Che novità ci sono? Che novità ci sono? Ci parlaste? Ma perché l'hai spogliato? Ma che ha caduto? Ci parlaste quella? Ci parlavi. Che succede? Dove era qua e la picciotta disse pure tutte cose. A me mi pare che si convince. Vero, ma vero. Che ne sai? Ma tu non ci vai a stappare da? Avi chi cerco? Avi chi cerco? Ti pare che faccia? Ho finito a ciacculiare allo solito dopo perché te canucci già venisci tutto sbellicato, tutto malo come nato. Che ti pare come la tua nave che ti capi che guardavi che veniamo qua che sta lì a chi sanno che la clata pasi, ma sembra che sembra appresso. Ma tu sei foggi, ma chi? Oggi sogno e foggi. E un sogno nel fondo è manco cretino, te cannuccio. E l'ho visto che fa sempre appresso a chi da sempre ciu a gira appresso a chi da. Siete visti. A chi da ci deciste continuamente? Mano, ci voleva chiappare la mano. Basta, se ci voleva chiappare la mano a chi? Ogni minuto mano. Tu sei cretina. Mano ci dice io. Ci diceva, ma no, nel senso va che non era il caso. Chi si arrabbiava con la sua sacerdotessa, lo capisci? Che c'entra? Tu capisci sempre male. Ma no, è un'altra cosa. Ma che cosa ti interessa? Questo sole, tua cucina, tua zia, non cosa fare fatto? È la giustizia. Ma quale giustizia è? Ah? Giustizia. E allora per la giustizia ora te lo dico come si arreggio. Allora appena vede che state più, ci dico come se come nato quando ti metti a camminare sul sito sito. Ci dico, fatelo contare per chi cammina sul sito e vedremo se te vuole. Ma devo stare zitta? No. Ma queste cose secondo caso vanno a tutte? Sì. Zitto di me. No. Ma queste cose si contano? Ce lo conto perché sei che ti vive che va facendo lo scemoletto con chi da. Ma perché? Appena vedi che ti piace mio marito, lo vuoi mio marito, vedi che mio marito soffre di morsoide. Avi una vita che combatto con lui ogni sera, tutte le sere, tu prima di corcare, perché c'è bisogno di passare con lui sulla pomata. Ma se no, e vediamo se te vuole. Vediamo, ce lo dico ogni sera, ma noi hai sonno. Voglio passare il ciglia, ce l'ha passare con la fuce, vediamo se chissà che va facendo tutta la baba ti piglia e ti passa la pomata come te l'hai passato per 30 anni della mia vita. A me di questa cataplanea non mi interessa, come dici tu, la pomata ogni sera, va bene? Noi siamo qua, ambasciatore di pace, la moglie, e siamo venuti qua perché abbiamo una missione importante da fare. Dobbiamo fare finire questa guerra, la pacificazione dei popoli, capito? Dobbiamo correggere questa guerra. E tu? Stai perdendo la tua moglie. E perché? Perché siamo venuti qua, ne altre persone. Per correggere la storia. E come finì? Dimmelo tu come finì. E te lo dico io, come finì? Che io correggo e tu scorreggi. Io correggo e tu che fai? Scorreggi. Io correggo e tu scorreggi. E scorreggo. Ma così... Vieni che sta recoi. Ma chi sta prima che mi ne vai? C'è questa rampista di legnate. C'è il distello stupido. Chissà. Che puzza. Ma che è sta cosa? Sta pezza di grata base, ma che bello! Che bu! Stai volendo? Paride! Arriverà! Ma se? Paride! Ah, quello cerco! Paride! Arriverà! Paride! Arriverà! Che ci fai? Senti, meglio amato, chiamando il dottore, senti, ma l'ospedale a Castelvetrano è aperto, meglio amato, come me la portare la salma fino alla piscina, come me la portare, la moglie, meglio amato, pezza di intambase, ma che ci fai?
Sei sveglia? Sei sveglia? Sì, sì. Ma che? Chi è? Caso, gli italiani, Caso, vedi, io sono, vedi, girati. Ciao, amore. Ti aspettavo. Ti vedo bellissima. Disgraziato. Allora vero, lo fatto è vero, lo fatto è. Ma tu, chi sei? Oh, oh, come, cosa vuoi dire? Vedi, cosa vuoi dire? Vedi, cosa vuoi dire? Fa vogliere, sono. Io non ti conosco, ma come manna. Come manna mia? Che ci facesti a mio marito? Lumalocchio, pezza di disgraziata! Lumalocchio a mio marito, vedi! Sarà stato il fumo dell'incenso! Questo Vincenzo, che hanno lucato, non si può, quali Vincenzo? Incenso! La sola stare a chiesa, Veneca, tu mi dicesti a mia gira che ne mandava Pammelo di ricordo! Pammelo? E chi è costui? Pammelo! Che ci faceste la malaria? Mara! Mara, disgraziata Mara! Pezza di ciombo! Pezza di ciombo! Ella! Che sta succedendo? Sono Paride! Arriva al momento giusto. Mia sorella Cassandra mi ha detto che mi stavate cercando. Ditemi pure. Ciao, Paride! Vieni qua, Gioia, vieni qua. Ti piaccio? Sono giovane! E sono bella! Sono mi mamma una genda. Sono giovane e sono bello. Sono Sergio Signorello. Come ti sembra? Come ti sembra, Gioia? Ti piaccio? Che di? Chi da fare con Elena? Che l'aria me l'ha combinata, guardami. Guardami, Gioia, guarda. Una bella donna, veramente, una bella signora, ma. A mia mi potesse vendere magico. E che ci fa? C'è la gallina vecchia fa brumburo, no? Che faccio il sangue? E chi è costui? Sto disgraziato è mio marito. So come tocca fare con chi non può bere il figlio. Ma se lo scordate che è mio marito, se lo scordate che è mio marito. Che senso? Se ne vuoi in mezzo, pezza di intambase, ma è crata base, ma del nome è fatto. Cosa c'è? Cosa c'è, forestieri? Cosa c'è? Era già tutto previsto. Ah. Lo sapevano tutti che sarebbe successo questo. Ah, tu lo sapevi. Perché se mi faceste vedere qua? Perché sapevi che succedeva tutto sto San Macello? Ma questa che mi ha dolce Cassandra? Catapranea, Catapranea, che cosa hai combinato? Hai sbagliato fumo! Io ho sbagliato fumo? Sì, hai sbagliato fumo! Ha sbagliato fumo? Questo è quello della seduzione, non quello dell'ospitalità! Allora ho sbagliato fumo! Ma perché? Mio marito manco fumo! Ma che ti manco fumo? Ma come fumo? Catapranea! Ora dico io, ma che c'entra questo? Era per Elena! Che c'entra il marito della signora? Ma sempre da anno fa! Comunque non vi preoccupate, risolvo tutto io! Coro, ma non è stato? Dice, ti hai cercato? Ma non è stato? Sai come andiamo in vita? Sciure, pennaccio, dove pennaccio, amore mio, dove sei stata? Ah, mi dice, ecco, ma non è stato? Ah, mia, mi dice, non è stato. Non piace, dove? E tu con questa? Sì. Non è stato. Ma non c'è panna, con questa, da cercare a chilo. Lo vedi tu, combini sempre guai. Tu dovevi solo dire che stava arrivando Paride e basta. Invece lo vedi cosa stavi combinando. Stavi distruggendo una coppia felice. Siamo la coppia più bella del mondo, io e mia moglie. Andiamo, Catapranea, andiamo. Prima che combini altri guai, andiamo. Sì, padrona. Così, Paride. Paride tu sei? Paride. Ci hai cercato, pa! Ah, tu atti che ti cerco, finalmente sei qua! Porca miseria! Ma bello figlio, si ho! Complimenti! Paride, che si bello! Vedi che la cosa non finisce qua, però, poi non ragioniamo. Ma so che ragionare! Finta che c'è Paride finita! Ma so che ragionare, moglie, ma so che ragionare! Il fumo di Vincenzo fu! Vincenzo, sì, sì! Eccomi, figlio, senta a me, a te da trovare!
tu a Elena te la levare della testa. A Elena? E che sa femmina ti porterà la giovina. No. Guarda, ma scusa a me, moglie, picchia la giovina. Sì, non parla che lui andrà, fa parlare a me, zitto te. Senta a me, Elena è una donna pericolosa. No. È una spia venuta della Grecia. Elena! Un'infiltrata dallo palazzo di Troia. Ah, infiltrata. No, ma che dici? Ma sì, pensi di agente segreto? Sì, sì. Tutto quello che succede dentro la tua casa lo fa sapere a tutte le sue amiche. Ma se Elena è sempre con me, come glielo fa sapere? Ah, lo piccione, avelo. Chi? Chi è stato? Che piccione? Ti san bello piccione. Ti san piccione. Avelo piccione va viaggiatore. Ah, lo piccione sapere. Viaggiatore, piccione viaggiatore. Mi disse allora che vuole fatto l'atto di donazione di tutte le case, le palazze, le temple, le capanne che ha. Sta capendo? E poi vuole pure tutti i tesori di minerale che ti ha rubato quando te la fuiste. Insomma, sicuro. Lo capiste? Ascoltati. Ma quindi voi mi state dicendo che Elena è una spia che non mi ama? Sì, sì. Oh, non lo capisci, è vero che te lo dico. Una tragedia dice, e quando parliamo di tragedie in Grecia, io ne saggio qualche cosa, te la scordare, padre, te la devi dimenticare, lo capisci? Elena è una bugiarda tragediografa. Tragedia dice, non tragediografa. Ti voglio fare la pedra, zia, ti voglio fare la pedra. Mica una di corna viene con si bambina, a una di corna la pelle, fanno così un bello piccioso. Aspetta, capisci? Tu, femmine, ne può avere... Femmine, ne può avere una timugna. Una timugna quando sei bello. Una timugna, una timugna di donne, una timugna. Non ti conosce l'ordine di Elena, lasciala stare. Lasciala stare, lascia stare. Una cosa tua, una cosa tua. Soldi c'è da ricasi, c'è da stare qui. C'è di a pagare l'IMU, la tasse, la tara, la tasse, la nesce, tutto, tutto. Non sapevo niente di tutto questo, niente. Che cosa devo sapere ancora? Che va a sapere ancora? Perché hai fenomeno? Non è finita. La moglie non è finita. Ancora va a cominciare. Ah. Elena è malatenta. Malatenta? Si piglia le gocce per dormire. È ansiolitica. Ci sta cominciando lo morbo di Pakistan. Di Parkinson. Non di Pakistan, di Parkinson. E poi la picciotta è andata in nave quando la vite che butti, 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 butti. Vero. Ci viene la flebe forte e butti. Vero, è? Vero, è? Effettivamente la sera. Da là. Non è curcano. Tipo è capra, capre. La capra butti niente. E poi, tipo, tutta una botta. Ci viene tipo... Una manciatina si sa tutta che si sciasca tutta. Ma chi se ne già cosa? Chi se ne già cosa, diciamo? Chi se ne già cosa? Chi su? Il fuoco di Sant'Antonio! Il fuoco di Sant'Antonio, insomma, signori, signori! Ma che l'avventuale mi dipende? Ma il vaccino sono fisci! Che cos'è il vaccino? Tutte le fiche, le vaccine, che fa babì? Le fichemo la tira della Sangenica. Le fichemo che della Sacatabria. Sacatabria, tira freezer. Le fichemo che dello freezer, che ci mettiamo le bottiglie dentro e così congela. Le fichemo che dell'ultimo, come si chiama? Che moderno. Le fichemo lo Baby Johnson. Baby Johnson, tutti, l'hanno fatto tutte. Tutti le vaccine del mondo. Ci ha fatto il vaccino. Una cosa per te, genio. Una cosa, scordati. Io grazie per avermi avvisato, io non sapevo proprio niente. Ci facciamo uno sciutovide, parlo. Io a questo punto scappo via, proprio non la voglio più vedere. Senti, bella, vieni qua. Dici a me? Sì. Prego. Come ti chiami? Euridice. Che dice? Euridice, diciamo. Euridice. Che dice? Senti, bella, ma lo conosci a lui? Lo sai certo, chi è? Lo conoscono tutti. E chi è? Quello che è lui? Il principe Paride. Il principe Paride. Ti piace il principe Paride?
Sì. Si piace, fare tu! Se non vai a capire. Fare tu! Ma chi sta pigliando? Chi ci vediamo dopo? Sì, cammina, fate una camminata, fate una camminata. Chi sa, chi sa, tu sei un sacco di tasche, un sacco di tasche. Chi sa ancora ci chiami? Che va a fare con questa base, ma... Finito. Senza figli, senza figli, l'ho capito, ma sei signorina, che c'entra senza le figli? Sei signorina, figliolina. Ma dico, veramente, devo scappare. Io sono stupito, stupito, stupito. Descarda. Ciao. Ciao. Che lui che è stupido, stupido. Sì, stupido. Teresa è stupito, non stupido. Teresa, sono stupito, stupido. Ho visto Paride che andava di corsa e non mi ha nemmeno salutato. Che cosa gli avete detto per farlo fuggire via così? Ne oggi faccio su tutte le bestiali presenti. Che ci disse, Mario? Che sei una brava ragazza. Sì, manco una parola spiccicato. Ma che non pensi assolutamente alle sue tesorie, alle sue case, alle sue cose. Quindi io che ci disse? E che vuoi anche si flettere. Che vuoi si flettere, Ella. C'è si flettere su questa cosa. Che ci disse? Non ci credo. Aiuto mio marito. Vado via, me ne vado. E che suo marito, c'è suo marito.
addio miei valorosi echei, io vado via. Perciò, dopo che tua moglie ti fece le corna, te la piglia il re. Ma solo perché lei lo fra per anni si oppone alla pacificazione della coppia. Ah, perché lo fra per anni. Ma il viaggio come ci porta a rompere l'ova nello panaro? Ma se noi eravamo tranquilli e aspettavamo Ulisse per trarsi quello cavallo a Troia, come ci porta a cambiare la storia? Appena vi Omero me la scruglio io. Se disse a mia, le picciotte ormai si vanno, corno o non corno, ormai finire tutte cose. E lei che ne pensasse, se suo marito ci facesse le corna? Ma chi se so fatte, ma lei per cosa fa le fatte, so, non lo capisco. So fatte, ma moglie si piace a fare le corna. Signor Cacamennole, che piace il corno? Moglie? Cacamennole, figlio. Comunque, finiamola, per cortesia, finiamola. E facciamo la domanda. Menelao, sì. Vuoi tu perdonare da qui presente Elena ed essere un marito felice e cornuto per tutta la vita? Sì, l'amo. E tu Elena? No, la felice di pensare a fare da. Ed essere una moglie fedele e tornare a te con tuo marito? Sì! Oh mia Elena! Andiamo, andiamo! Grazie Sergio, signor Elix Sergiopoulos! Grazie signora Mimmachis! Addio Troiani! Addio! Addio miei valorosi che andiamo, andiamo Elena, ti porto a Sala Baruta! A Sala Baruta! Mi piace di nostra Sala Baruta, Sala Baruta! Mi fico se fincero! Incredibile! Incredibile!
anche tu, Agamennone, partite insieme con tua moglie Clitennestra. E che le guerre non si devono mai fare, invitiamo i protagonisti, gli spettatori, tutti quanti a una bella gita al parco archeologico di Serinunte, il più grande d'Europa, e a Montefinestelle. Ecco qua che tu paga Bambilo, paga Bambilo. Vero, me l'avevi scordato che paga io. E ora la moglie, visto che tu consumi sempre le festività, le gite e tutto quanto, ti voglio dimostrare chi è tuo marito. Ti la canto e lui te la suona.
passi la fumata, una mano agitata, però una lasciatata, io persi la facciata. Tutto un sogno. Penso che un sogno così lo ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso da bambino venni rapita. Suonava soltanto per me. Divertire. Allora, i guerrieri troiani, Nino Mangione e Salvatore Bellacomo. Guerrieri Achei, Giovanni Bonocore, Luigi Buongiorno e Nicola Oddo. Bravi ragazzi! Euridice, Annalisa Sciappica. Annalisa! Nuncius, Salvatore Graffeo. Bene. Eccolo qua. Bene. Amanuense Denise San Martano. Brava, bravissima. Nonché suggeritrice. Catapranea Ninetta Pulaneo. Amore mio. Brava! Di Castes, spero di averlo detto bene. Sebastiano Chiofalo. Amoios. La nostra sarta d'ora, Brigida Signorello. Il grande Omero, Pasquale Sciuto, Pasqualino, scusate. Pasquale Sette Bellezze. Priamo, Ciccio Bascio. Bravo Ciccio! Ciccio!
Mennone, Igor Catalano. Bravo! Con la splendida moglie Luana nei panni di Clitennestra. Dove bravi, sei Luana? Bravi! Elena, Sofia Mangione. Brava! Brava! Paride, Salvatore Bascio. Bravo! Bravo Giulio! Cassandra, Lori Fontana. Brava! L'ambasciatore Sergioplos, Sergio Signorello. Grazie. L'ambasciatrice Nimmakis Monachellakis. La grande Nima Monachella. E ora Sergio, se il nostro pubblico si è veramente divertito, lo dobbiamo ad una persona in particolare. A chi? Lo dobbiamo al nostro regista, nonché autore, Elio Indelicato. Devi stare qui sul palco! Arrivogliti! Grazie, sono stati... Devo ringraziare i ragazzi, il service e tutto. Sono stati meravigliosi. Vedete, recitare in un momento difficile, quello che stiamo attraversando, non è stato facile, per cui meritano un applauso veramente forte, intenso, perché si sono impegnati. Lasciamo stare la regia che l'ha scritto, veramente hanno dato il massimo in tutte le manifestazioni. O saremo poi a Sala Paruta. Io mi volevo scusarmi con Omero, che ho violentato la sua storia, però alla fine ci siamo riusciti. La guerra non si è fatta, te ne fottiamo, esatto. Tanto non andiamo a fare in sacchetto, va bene. Volevo Mimma Monachella ringraziarla, e perché c'è un'altra commedia importante. Vi ricordo che venerdì molti di noi che sono qui saremo qui, lo ripeto, a Santa Ninfa con 2020, l'anno del coronavirus. Vi aspettiamo numerosissimi. Commedia bellissima anche quella, scritta e diretta da Salvatore Bascio. Menelao, che noi siamo una fucina di artisti. Paride! Di Paride, Paride. Paride. Poi vorrei ringraziare tanto Dora, che si rompì lo bocca. Chissà se si sloga. Chi era infortunato? Ciccio Bascio, che era infortunato pure, insomma, una compagnia di difettosi. È arrivato. Però Sergio, a questo punto noi dobbiamo chiamare qualcuno sul palco. Ti lascio due parole, Ciccio. Allora, io ho prenotato 70 kg di sale. 70 kg di sale per la prossima volta. Bravo Ciccio! Alla Salina Ciccio! Bravo Ciccio! Io stasera è doveroso da parte mia, ma da parte di chi anche non la conosce. Desidero caldamente presentarvi una personalità, nonché una bella donna, una gran signora, una personalità importante, una rappresentante nostra degli italiani in America, vive a New York da sempre, insegnante, insegna l'italiano, è corrispondente, scrittrice, giornalista, amica del presidente, amica del sindaco, insomma veramente un pezzo grosso. Con noi Josephine Buscaglia Maglietta. Vieni sul palco, Josephine, gira. Così tosto proprio, io credessi che a mio mi aveva a presentare stasera. Ma io non posso. Mi aveva lasciato in pace. Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere Josephine. È una personalità, ve lo dico, perché noi che siamo stati in America per recitare là alla Università Hofstra, di cui lei è degna rappresentante, si è ospitati in America, sappiamo quello che è, quanto vale, ragazzi. Comunque buonasera a tutti, thank you so much, I'm so happy to be here. A me piace tantissimo, osservavo veramente questi bambini che sono rimasti così attenti tutta la serata, veramente un applauso a questi bambini, è molto bello vedere i giovani che fanno parte di questo bello retaggio culturale, veramente importante. Allora io sono andata a Castelvetrano, sono andata in America bambina, però ho promesso alla mia Sicilia che avrei sempre continuato a promuovere la lingua e la cultura italiana, anche la lingua siciliana, che mi piace tantissimo. Sergio ama tanto i siciliani, per questo lui ha voluto
tanto ha insistito che io fossi presente qui su questo palco. Elio è indelicato, una persona meravigliosa anche lui, e lui ama i siciliani d'America come io amo i siciliani, e vi ricordo sempre tutti i giorni della mia vita, perché io ho promesso a mia madre che avrei mantenuto sempre, sarei stata un'insegnante di italiano per promuovere la lingua e la cultura, ma anche il siciliano. Infatti conduco pure un programma radio all'università, alla Hofstra University, e quando presento delle presentazioni, o organizzo presentazioni, nessuno mi prende per siciliano. Poi alla fine io ci metto una battuta siciliana, perché vogliono che loro sappiano che è stata una siciliana appunto organizzare questo grande evento. Io, guarda, io sono esterrefatta, voi siete veramente meravigliosi, siete una cosa eccezionale, ma tutto il mondo dovrebbe vedere quanto siete. Ci porterai a New York! Un giorno lo faremo, vi abbiamo portato una volta a New York, sì, e lo avete faremo. Fatto un programma eccezionale che ancora tuttora vi ricordiamo, perché noi siamo i castelvetranesi d'America, ma non siamo solo i castelvetranesi d'America, siamo i siciliani di tutta questa bellissima Sicilia. Io vi ringrazio ognuno di voi, veramente l'applauso che facciamo noi in America è che la gente si alza in piedi, per favore alzatevi in piedi, perché questi giovani veramente si meritano il vostro, la vostra attenzione. Io vedo là in fondo il nostro editore Angelo Mazzotta, che saluto, avrei voluto chiamarlo, ma comunque... Io stasera lo voglio fare in diretta. Queste due settimane che sono stato qua. So che ti piace tanto. Cos'è? Rosa fresca e olentissima, capari nell'estate, le donne ti disiano pulzelle maritate. Tragimi d'aste, focura, sedesta, volontate, per te non hai avento notte e dia, pensando pur di voi. Oggi sì. Madonna mia, prego. Sì. Un applauso a Josephine! E prima di concludere, grazie al nostro sindaco e tanti auguri a Peppe Lombardino e a tutta la giunta e l'assessore che hanno avuto la possibilità, che ci hanno ospitato in questa piazza.